Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio copiare un video che ho visto qualche tempo fa sul canale di Julie Demar, credo si pronunci così, scusami se non l'ho pronunciato nella maniera giusta. Insomma, fatto sta che ho trovato il suo canale, in realtà la conoscevo da un po', ma ho approfondito un po' il suo canale qualche tempo fa. Tra l'altro fa anche diversi video su letture, insomma mi piace molto come ne parla, i libri che suggerisce e così via, e quindi appunto spulciando sul suo canale ho trovato questo video, mi è piaciuto moltissimo, ho deciso di copiarlo. Come vedete dal titolo, voglio parlare di libri che mi sono particolarmente piaciuti, che sono rimasti nella mia memoria e che ho letto praticamente alle elementari, alle medie e alle superiori. Ho fatto un video dove parlavo dei libri più importanti della mia infanzia. Ve lo lascio qui perché tra i libri che avevo preso avevo appunto anche preso alcuni di quei libri, poi mi sono resa conto che un video dedicato a quelli l'avevo già fatto, quindi non sto a farveli rivedere, quindi parliamo soltanto di libri che mi sono piaciuti particolarmente in questi tre passaggi scolastici. Partiamo dalle elementari. Allora, alle elementari sicuramente ho adorato, uno dei libri che mi sono piaciuti di più è stato Cipollino, che non ho qui con me, accidenti, quindi vi lascio comunque l'immagine. E fatto sta comunque che era una storia che mi è piaciuta molto, mi piaceva tantissimo il personaggio, il fatto che avesse questa testa così particolare e insomma me lo sono divorato e soprattutto è ancora con me, non è qui a casa, è a casa della mia mamma, però l'ho tenuto. Ovviamente non posso non nominare tutti i libri del Battello a Vapore. Chi di noi non ha letto i libri del Battello a Vapore? Tra l'altro, tra i tantissimi che ho letto, ricordo assolutamente Capitan Mutanda, perché mi faceva troppo ridere il fatto che questo appunto capitano, questo supereroe, indossasse delle mutande. E soprattutto mi ricordo anche Inchiostrick, anche questa era una serie di libri dove c'era questo mostrino, se non ricordo male, che era proprio fatto di inchiostro, comunque tutto nero, ed era bello leggere anche le sue avventure. Ovviamente, come potrei non nominare Piccoli Brividi? Piccoli Brividi in realtà l'ho letto un po' all'elementare, alla fine delle elementari e soprattutto alle medie. Comunque, chi di noi non l'ha letto, sono letture semplici, immediate, l'avventura con protagonisti bambini o ragazzi, insomma ragazzini, e ne ho letti tantissimi, di quelli ce li scambiavamo anche con le mie amiche. Veramente qualcuno mi terrorizzava, qualcuno invece era un pochino più superficiale, un pochino più tranquilla, ecco, come storia. Fatto sta comunque che Piccoli Brividi era immancabile nelle mie letture. Alle elementari poi mi ricordo assolutamente di aver letto CP. CP era una storia praticamente che tutte le maestre delle elementari d'italiano facevano leggere ai propri bambini e che ancora oggi viene fatto leggere, ed è la storia di un uccellino appena nato che invece di fare pio pio fa CP CP e delle sue avventure. Dentro ci sono anche dei disegni, insomma, fatti sicuramente da bambini, e poi niente, io ancora ho tutte le sottolineature della maestra che ci faceva anche lavorare sul testo dal punto di vista grammaticale, lessicale, eccetera. È una storia meravigliosa e vi garantisco che c'è un capitolo su una piccola Margherita che si chiama Marguerite, che quando con la mia mamma lo abbiamo letto all'epoca, lei lo racconta ancora oggi, l'ha fatta commuovere. Quindi questa è la prova che assolutamente nessun libro per bambini è in realtà solo ed esclusivamente per bambini. Altro libro che la maestra d'italiano ci ha fatto leggere alle elementari, che ricorderò per sempre, è Un sacchetto di biglie. Un sacchetto di biglie potrebbe sembrare in realtà un libro più adatto a ragazzi più grandi, fatto sta che invece noi l'abbiamo letto alle elementari e l'abbiamo sicuramente capito grazie alla bravura della nostra maestra, e che sicuramente mi è rimasto nel cuore. È la storia di due ragazzi che vivono nel Terzo Reich, sono ovviamente, come vedete anche dalle immagini, due ragazzi ebrei che la loro storia comincia nel momento in cui la mamma deve cucirgli la stella di David sopra la giacca per andare a scuola. È una storia commovente e soprattutto che fa pensare tanto, fa riflettere tanto e insegna tanto, e secondo me non si è mai troppo giovani per leggere una cosa del genere, anche perché non è assolutamente violento, però sicuramente è un libro che dona tanto, che lascia tanto nel cuore, e se l'insegnante è capace, come è stata la mia, sicuramente è una lettura adattissima. Passiamo adesso alle scuole medie.
Prima di tutto, la serie in assoluto che tutte noi ragazzi abbiamo letto è Le ragazzine, la serie delle ragazzine. Anche di questi io ne avevo tantissimi, che negli anni poi ho rivenduto, ho usato, eccetera, insomma me ne sono liberata in realtà. Fatto sta comunque che ne avevo tanti, ne ho letti veramente tantissimi. C'era il primo che ho letto, se non erro, era Se Cupido mi desse una mano, lui mi amerebbe alla follia, cioè... il titolo più bello del mondo, ed è lì che ho scoperto chi fosse Cupido, perché nella mia ignoranza neppure sapevo chi fosse. Quindi ragazze, fatto sta in ogni caso che tutti ci siamo passati, non ce ne dobbiamo vergognare, perché erano le storie di queste ragazzine, appunto, della più o meno della nostra età, che comunque facevano le medie, che scoprivano un po' cosa voleva dire innamorarsi per la prima volta. Erano storie di amore e di amicizia, di scuola, di genitori, di fratelli e sorelle, quindi insomma tutti noi un po' ci siamo ritrovati nelle avventure di queste ragazzine. Voglio nominarvi anche una serie di fumetti che ho letto proprio quando ero alle medie, ero abbonata, e ne ho due scatole piene di questi fumetti, che erano le Witch, scritto con ogni lettera, Witch come la parola per streghe, però ogni lettera è puntata perché sono le iniziali delle cinque protagoniste: Will, Irma, Tarani, Cornelia e Aileen. Quindi sono, insomma, io non so quanti di voi la conoscano, io l'ho letto veramente per anni. Poi a un certo punto, insomma, mi sono resa conto che i fumetti rimanevano indietro, non li leggevo più, abbiamo disdetto l'abbonamento e non mi sono più arrivati, quindi sicuramente non ho la collezione completa, ma i volumi li ho assolutamente tutti, fino a un numero, ma saranno stati più di 100. Li ho tenuti, li ho in delle scatole qui con me in questa casa, e chissà, magari un giorno, se avrò una figlia, avrà voglia anche lei di avventurarsi in questa vita di streghe. Un altro libro che ho adorato e che non ho più con me, che mi vorrei uccidere per questo, è La bambina della sesta luna, se non erro, si doveva chiamare. Comunque vi lascio le copertine qui, erano 4 volumi. Io avevo comprato il primo ad una fiera del libro per ragazzi a cui ci portavano gli insegnanti una volta all'anno, e quando arrivai lì, appunto, non avevo abbastanza soldi con me per comprare questo libro, e me li feci prestare da una mia amica perché veramente mi stava chiamando, era il libro per me. La protagonista è una ragazzina che scopre di avere una missione in questo mondo, quindi di dover combattere il cattivo, di dover salvare i suoi amici, di dover salvare il posto in cui vive, scopre un laboratorio segreto in casa sua e soprattutto utilizza tantissimi strumenti magici che solo lei può utilizzare, che gli permettono quindi di combattere il male. Tra le altre cose, c'era anche proprio all'interno della copertina un alfabeto segreto che lei utilizzava per decifrare, ecco, dei messaggi. E questo alfabeto, che chiaramente ad ogni lettera corrispondeva a un simbolo, io lo utilizzavo anche alle medie per comunicare con le mie amiche. Sono 4 volumi e sono tutti collegati tra di loro in una maniera fantastica. Ci sono veramente tantissimi particolari e storie che si intrecciano e che attraversano tutti e 4 i libri, e io ricordo, insomma, di averli letti con grandissimo piacere. Non so come mai, in un momento di pazzia, di ormai sono grande, questi libri non li leggo più, li ho poi venduti all'usato e quindi non ce l'ho più. Mi dispiace molto, perché era una storia fantastica, le copertine erano fantastiche, molto curate, e all'interno era pieno di disegni, di libri bellissimi. Altro libro letto alle medie è stato La storia infinita, anche questo l'ho letto in realtà perché una mia amica aveva questo volume, e come vedete, essendo scritto in 2 colori, tutti andavamo lì a domandarle: ma perché è scritto con 2 colori? E questo è perché un colore rappresenta la storia, il momento reale, quindi la realtà, ed una invece ciò che il protagonista legge nel libro. Quindi l'ho acquistata anch'io perché ero incuriosita, me lo sono letto alle medie, l'ho adorato e ce l'ho ancora con me. Un altro libro che ho letto alle medie, che in realtà è una trilogia, io attualmente non so perché con me ho soltanto il secondo volume, ma sicuramente li ho letti tutti e 3, è la serie di Deborah e Ellis. Questo è il secondo volume, si chiama Il viaggio di Parvana, ma in realtà il primo è Sotto il Burka. Sono delle letture molto semplici, molto... come vedete, insomma, la scrittura è grande, sono brevi, quindi sono adatti sicuramente per i ragazzi delle medie, ma parlo di argomenti importanti, cioè della vita dei bambini, in particolare dei bambini, ma poi in generale, in Pakistan, sotto il regime dei talebani. È per questo che io lo consiglio, l'ho letto molto volentieri, perché con delicatezza e con semplicità viene raccontata una storia reale che fa tanto riflettere, sicuramente ci fa crescere con una consapevolezza diversa del diverso e della vita che c'è oltre i nostri confini. Durante le medie ho anche letto Radici, che ho
amato alla follia, ho visto anche la recente serie TV che ne è stata tratta e ho adorato alla stessa maniera, mi ha fatto ritornare in mente tutte le bellissime avventure di Kunta Kinte e dei suoi discendenti. Comunque, per chi non lo sapesse, Radici è un libro scritto da un autore che ha indagato su quali fossero i suoi antenati, arrivando appunto a Kunta Kinte, un bisnonno, che dall'Africa era stato deportato in America per diventare uno schiavo. E quindi ci viene raccontata la sua storia, i suoi figli, i figli dei suoi figli, eccetera, fino ad arrivare a lui. È una storia fantastica che attraversa chiaramente anni importantissimi della storia americana e degli Stati Uniti, e che quindi io ho veramente adorato. Mi ricordo di averlo letto alle medie, perché appunto ne stavo parlando con una mia amica e la professoressa di italiano venne a chiedermi chi era il protagonista di questo libro che anch'io ho letto diversi anni fa e che è bellissimo, e io gli dissi Kunta Kinte, e lei ecco com'era il nome, Kunta Kinte. E quindi ecco, per questo il collegamento con questa professoressa mi fa ricordare che io l'ho sicuramente letto alle medie, una delle letture più belle che abbia mai fatto. Un'altra lettura bellissima fatta alle medie è stata L'alchimista di Paolo Coelho, che mi ha fatto conoscere l'autore. Anche qui ringrazio la fortuna di aver avuto una bravissima professoressa di italiano che appunto ci ha fatto leggere questo libro. Anche in questo caso non era un libro che abbiamo letto durante le vacanze e che poi del quale ci ha chiesto il riassunto, l'abbiamo letto durante tutto l'anno, capitolo per capitolo, tutti insieme, parlandone insieme, analizzando insieme ogni capitolo. Quindi questo me l'ha fatto vivere ancora di più, apprezzare ancora di più, e da lì poi sono nate una serie di letture di questo autore che mi hanno portato ancora oggi a leggere libri di lui. Infine, l'ultimo libro che vi nomino delle medie, che è chiaramente il più scontato di tutti, è Harry Potter. Io ho cominciato a leggerlo durante le scuole medie perché avevo la stessa età di Harry Potter nel primo libro. Sono cresciuta con lui e mi ricordo proprio tutti noi ragazzi, ragazzi e ragazze che stavano leggendo Harry Potter in quegli anni. Durante, noi avevamo un rientro a scuola il tempo pieno, quindi due volte a settimana, quindi dopo pranzo avevamo più o meno una mezz'oretta libera in cui ci venivamo lasciati fuori in giardino, nel giardino davanti alla scuola, stavamo un po' insieme, ci divertivamo e poi tornavamo in classe per la lezione. Ecco, durante quel momento di pausa noi ci sedevamo sopra, c'erano delle grandi finestre che affacciavano insomma sulla nostra classe, e avevano chiaramente, non so come si chiama, comunque uno spazio sul davanti, noi ci affacciavamo su questi spazi davanti alle finestre, un po' distesi, e leggevamo. E mi ricordo che le altre classi ci prendevano in giro, dicevano ma guardate quella classe, sono tutti a leggere Harry Potter. Sì, noi eravamo tutti a leggere Harry Potter. Bene, passiamo adesso invece ai libri che mi hanno segnata di più alle superiori. Escludo prima di tutto, non vi parlo di Ken Follett, perché come sapete, l'ho detto in 100.000 video, quel libro l'ho adorato, era un libro alto così, e che sto parlando di Mondo senza fine, me lo portavo in cartella, non mi importava di quanto pesasse perché l'ho amato. Comunque in realtà ho letto anche altri libri che mi hanno segnato durante le superiori, anche se ho letto meno che durante gli anni successivi o gli anni precedenti, perché alle superiori ho studiato anche tanto, quindi mi trovavo veramente delle giornate a passarle totalmente sui libri di scuola, quindi non è che poi avessi tutto questo tempo di leggere altro, però qualche libro l'ho letto ovviamente, e qualcuno mi è proprio rimasto nel cuore. Sto parlando sicuramente del Miglio Verde di Stephen King, che ho adorato, non ho mai visto il film perché non mi voglio rovinare il bellissimo ricordo del libro, una storia fantastica. Leggetelo perché veramente ne rimarrete incantate, anche se avete visto il film sicuramente questo libro vi può donare qualcosa di più. Ho letto poi Memoria di una Geisha, anche qui ispirata da una ragazza della mia classe che lo stava leggendo e mi aveva incuriosita, e l'ho letto. In quel periodo poi Memoria di una Geisha era un momento insomma che tutti lo leggevano, e chi non lo stava leggendo era convinto che fosse un libro porno, una serie, un po' una specie di 50 sfumature, ecco. E quindi mi è piaciuto averlo letto, sono contenta di averlo letto perché potevo smentire queste voci assurde. Addirittura una volta ero in negozio con la mia mamma, avevo preso il computer e stavo guardando proprio il film di Memoria di una Geisha, arrivò un signore e mi disse che guardi Memoria di una Geisha, ah ma è porno, ecco. Quindi per farvi capire, in realtà è un libro splendido che ci fa entrare in una parte della cultura giapponese veramente veramente molto interessante. In questa storia si uniscono particolari veri a particolari inventati che comunque rendono il tutto molto coinvolgente, molto molto bello, molto interessante. La scrittura è dettagliata, è precisa,
secondo me appunto ci fa proprio immergere in questo mondo, e soprattutto è un libro che attraversa molti anni della storia giapponese, che quindi ci fa anche vedere come la società, la cultura sono cambiate nel tempo, come sono adesso, come erano una volta e come sono, si sono mantenute certe tradizioni. Infine, e spero che non chiudate il video a questo punto, perché devo parlare di un libro che ovviamente mi è piaciuto tanto durante le scuole, appunto le superiori, e che ho letto avidamente, e sto parlando della serie di Twilight di Stephanie Meyer. Io ho preso il secondo volume perché era quello con la copertina più presentabile, perché di mezzi ho perso le copertine, insomma, quindi almeno questo c'era qualcosa da vedere. Fatto sta, insomma, alla fine, ragazzi, che vi devo dire, io alle superiori questo libro l'ho letto volentieri, anzi devo dire che durante gli anni delle superiori doveva uscire l'ultimo volume, quindi il quarto, e io e le mie amiche eravamo proprio in trepidazione, cioè proprio da dire il giorno in cui esce noi alle 8 di mattina siamo davanti alla libreria per comprare l'ultimo libro. La storia di Bella Edward mi aveva incantata, ero nella piena adolescenza, amavo leggere una storia d'amore così, così romantica e così particolare, e l'idea del per sempre insieme sicuramente era qualcosa, ed è tuttora qualcosa che affascina e che ci farebbe venire voglia di dire ok, anche io vorrei vivere per sempre accanto alla persona che amo. Mi è piaciuto molto tutto, ecco, dai, obiettivamente mi piaceva la storia, mi piacevano i personaggi, mi sono piaciute le avventure, quindi alla fine posso sorvolare sul fatto che i vampiri brillino per alla fine apprezzare il resto della storia. Non è una storia che oggi leggerei e che sicuramente non mi piacerebbe, però in quel momento mi è piaciuta e non mi vergogno a dirlo, ecco. Bene ragazzi, il video finisce qui. Queste sono più o meno le letture che ho fatto da quando ero piccola fino ai 18-19 anni, che mi hanno in qualche modo segnata, nel senso che comunque mi sono rimasti più nel cuore. Niente, fatemi sapere voi quali letture avete fatto durante la vostra adolescenza o la vostra infanzia che vi sono piaciute particolarmente. Fatemi sapere se ci sono dei libri dei quali oggi vi vergognate di parlare. E niente, per tutte le novità seguitemi su Instagram, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Niente, a presto, ciao!